Breve passaggio in fumetteria e edicola. Ragazzi, recuperato il 3415 di Topolino, c'è una cosa interessante, ve la faccio subito vedere. Nella storia di Area 15, la storia di Sciarrone, storie e disegni, ci sono Raiden e Midna, dei Player Inside. Ecco qui la storia di Area 15, ve li faccio pure vedere. 103. Dove sta 103? Eccola qua, 103. Eccoli qua. Sono loro due. Vabbè, bella questa cosa di Topolino. Poi, Paperinic. Questa qua è una lettura di Anna. Come sempre, ragazzi, le tavole che sono su Paperinic sono molto interessanti. Queste qua sono quelle un po' più classiche, ma appunto, come avete visto, qui ci sono quelle più dark, più moderne. Poi, roba mia, fumetteria, ragazzi. Voi mi dite compra Monster, io compro Monster, no, non funziona così. In realtà funziona che, aspettando di finire di leggere Pluto, il consiglio è sempre quello: compra un fumetto bello bello. E eccolo qui, Urasawa Monster. Non c'entra nulla la fantascienza, è una cosa piuttosto orrorifica, molto molto interessante, dicono. Vedremo insieme. Poi ragazzi, una cosa che ho in realtà da un sacco di tempo, che oggi ho avuto modo di prendere, perché ho intervistato Michele Masiero, già l'avevo scritto, ve l'ho detto, avevo recuperato questa cosa qui in modo assolutamente fortuito da Alessandro Distribuzioni, Raccontare di Landog, che è praticamente una sorta di saggio di Michele Masiero in cui ci parla di come nasce l'idea di Sclavi, di come progredisce nei primi numeri. Ci parla un po' di quelli che sono gli archetipi di questo tipo di racconto, molto molto interessante, però ovviamente straordinariamente vecchio, non riesco a capire neanche di che anno è. 90, ottobre 1990,